Giancarlo Moretti Polegato, presidente di Villa Sandi. Partiamo da una memoria, magari un ricordo di infanzia. Ci racconta qual è stato il momento in cui ha capito che, come suo padre, come suo nonno, avrebbe dedicato la sua vita alla produzione del vino e anche alla cura del territorio. Certo, il momento più di festa è sempre la vendemmia. Il momento di trovarsi su queste colline di Valdobbiadene, che sono sicuramente anche molto belle, è un giorno di festa, quindi dalla vendemmia a tutto quello che poi è l'evoluzione della pigiatura, del mosto che poi diventa vino, se parliamo anche di prosecco, mi ha sicuramente colpito e sentivo che era la mia missione di continuare la tradizione di famiglia, e quella di produrre vini, in particolar modo i bollicine di prosecco. Presidente, Villa Sandi è stata selezionata tra le 100 destinazioni vitivinicole che offrono la migliore esperienza enoturistica al mondo, secondo la prestigiosa World's Best Vineyard. Ci racconta quali sono state, secondo lei, le strategie vincenti per giungere a questo importante riconoscimento? I successi non sono mai per un unico motivo. Questo conferma il lavoro di tanti anni, perché noi forse siamo stati la prima azienda che ha creduto molto a aprire le porte al pubblico negli anni 80 in questa zona, dove non era tanto frequente trovare così un hospitality che abbiamo creato noi, coniugando vino e arte, e la fortuna di avere una villa veneta che rappresenta il ben gusto che ha avuto i nostri architetti, dal Palladio a chi ha seguito poi più tardi questi edifici, e quindi un'attrazione sicuramente importante e coinvolgendo tutti i nostri collaboratori, perché da noi non è che si visiti solo, ma si spiega la cultura del vino, la cultura delle ville venete, l'arte, le varie differenze che ci sono anche nelle varie produzioni di vino, le bollicine, perché noi oltre al prosecco facciamo anche un metodo classico, quindi tutto un altro procedimento. Questo è fatto sì che abbiamo aumentato di anno in anno le presenze. Siamo arrivati a più di 20.000 visitatori all'anno, tranne chiaramente il periodo della pandemia, e quest'anno in particolar modo una grossa crescita, e che sicuramente continuerà anche i prossimi anni, perché vediamo l'interesse che stiamo suscitando. Tutto questo, in mezzo a questa moltitudine di visitatori, sicuramente sono passati anche i giudicatori, quelli che hanno giudicato questa nostra affermazione, essere le prime 100 aziende al mondo e 9 in Italia, e chiara la prima anche in Veneto. Questo è anche un altro orgoglio di essere veneti. Parliamo di un tema di grande attualità, che è quello del cambiamento climatico. Si dice che si abbiano solamente 10 anni per cambiare il passo ed evitare la catastrofe. Nel mondo agricolo, e in particolare nella viticoltura, voi avete vissuto da vicino i cambiamenti climatici, e quali strategie state attuando per trovare delle soluzioni? Credo che nessuno possa non tenere presente questo cambiamento climatico anche nel mondo mostro agricolo. Ormai vediamo le stagioni che sono cambiate, la vendemmia che una volta si concentrava nel mese di ottobre, da quando ero piccolo, oggi si comincia già ad agosto a vendemmiare, quindi un cambiamento climatico è la luce, è la visione di tutti. Noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo da anni sperimentato, ad esempio per il problema siccità, come è avvenuto in questo anno, un porta innesti alle nostre viti che richiedono alla vite meno esigenza di acqua. Ad esempio la vite ha bisogno di 7-8 litri d'acqua, con questo sistema un 30% in meno si è arrivati. Quindi anche questo è in funzione, proprio perché anche nel futuro l'acqua sarà sempre più un bene pregiato, e questo è importante. Per quello che riguarda il resto, anche le piante si stanno un po' alla volta adattando ai cambiamenti, come gli animali, come tutti noi, quindi è una cosa che colpisce tutto il nostro mondo. E poi è l'altra cosa importante, che stiamo sempre di più attenti a tutti quelli che sono i trasporti con bottiglie più leggere, la produzione di energia elettrica, abbiamo centrali idroelettriche, abbiamo aumentato in maniera importante la produzione di quei pannelli fotovoltaici, quindi meno richiesta di energia, anche questo contribuisce a meno inquinamento.
Presidente, rivolgiamoci ora ai giovani. Come si fa a preparare il cambio generazionale, a prepararsi per formare una nuova generazione di imprenditori? Se devo fare l'esempio della mia famiglia, è coinvolgere i figli fin da piccoli su quello che riguarda il mondo dell'azienda. Questo è stato quello che sicuramente nel mio caso, dove sono rimasto anche orfano giovane, è stato importante. Non ero solo studente, ma ero anche sempre attivo, nel senso informato di quello che era l'evoluzione, quello che erano i problemi, quello che la vita dell'azienda ogni giorno, ogni settimana, ogni anno si svolgeva. Questo è importante. Dopo, chiaro, uno deve avere la passione, perché non è anche il vino è una passione, non è che uno deve fare un lavoro se non piace. Se non piace bisogna assolutamente lasciare i figli che facciano qualcos'altro.